L'ambasciatore Gallarati Scotti, il marchese Taliani e Sir Mallet all'arrivo del rapido che porta da Parigi il ministro degli esteri britannico. Bevin elude l'assalto dei giornalisti. Raggiunge la macchina che lo porterà all'ambasciata britannica. Il mattino dopo a Ciampino un Dakota dell'Air Force. Durante il carico dei bagagli Bevin si intrattiene con l'addetto aeronautico colonnello Adams. Raggiungerà in serata il Cairo, primo approdo del viaggio a Ceylon, dove parteciperà alla conferenza dei ministri degli esteri del Commonwealth. Ciampino ancora. La figlia e il nipote, le due sorelle Asrat e Hans Palevi, il marchese Taliani per il nostro governo. Attendono lo Shah di Persia. L'apparecchio che lo ha riportato con la sorella Fatema dal viaggio politico in America è dovuto sostare ad Amsterdam per una burrasca. Ma lo Shah è arrivato in tempo per trascorrere, come aveva deciso, il Capodanno a Roma, tra i suoi congiunti e gli amici di qui.